Miniere drago. Sarà difficile questa perché adesso mi prendo un attimo di riposo con questo caricamento. Sarà difficilissima questa perché è un po' complicato arrivare davanti. Qua mi tirano missili e razzi, mi tirano di tutto. Di tutto mi tirano. Ok. Devo usare bene i turbo, e le spinte. Ok, l'ho tirata malissimo. Maschera, ok. Vai, 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 corri, dammi un po' di distacco. Ok, vediamo di... Cassa, ok. Se mi arrivano addosso, gli tiro la cassa. Sì, la tiro adesso. Ok. No, non cadere. Meno male. Fiala, ok. Oh, qua c'è un distacco e non so se riesco a mantenerlo. Turbo. Ok. Turbo da prima, non si sa come prima non mi dà, non mi dava niente, adesso mi dà tutto. Cassa, ok. Tiriamo di tutto, ti tiriamo. No, non volevo, volevo passare dall'altra parte. Ah, beccata la cassa, ok. Ok, meno male, volevo usare scorciatoie ma non ce l'ho fatta. Non sono così abile nel usare scorciatoie, quindi. Fiala. Dai che arrivo primo. Dai che arrivo primo. Così nell'ultima gara mi serve solo arrivare terzo, secondo, va bene. Fatto. Ok, inizio seconda. Tintaglio quarto. Oh, stavolta. Sta dietro Tiny Tiger, eh? Un punto ha preso. Oh, stavolta l'ho giocata meglio. Stavolta dipende da quando vi sto registrando, perché vi ho registrato già un altro video e non l'ho cancellato perché ho detto non andava bene, perché non riuscivo a vincere, quindi ho detto mi tocca rifare il video perché vi devo mostrare quando vinco la coppa, quindi io vi registro il video. Va bene, sono arrivato primo, Team Tag è arrivato quarto, quindi ha preso solo un punto e ho preso 8 punti in più, quindi... va bene, dai, andiamo avanti. 27, 16 di unità, quindi anche se arrivo ultimo. Sì, anche se arrivo ultimo, arrivo primo, quindi ce la portiamo a casa. Quindi vi parlo durante l'ultima gara, quindi tanto sono già a posto, non devo arrivare primo, anche se punteremo ad arrivare primo, perché devo assolutamente arrivare primo. Ma andiamo avanti. Ok, allora. Cerchiamo di fare una bella gara, nel frattempo vi parlo delle cose, tanto dovremmo cercare di beccare la scorciatoia, quindi dovrebbe essere un po' più facile. Ok. Allora, io praticamente vi avevo detto che non ho preso nessuna cassa, peccato. Quindi neanche quella. Vi avevo detto che avrei fatto le prove a tempo di Crash Trilogy, primo e secondo, perché il terzo ancora devo registrarvi le... Devo registrarvi ancora i video, quindi no, il terzo ancora no. Quando cercherò di fare il terzo il prima possibile, ma c'è un sacco di cose da pensare, un sacco di video da fare, quindi mi viene difficile. Quindi volevo dirvi che appunto le prove a tempo non ve le faccio, perché come anche se nella scorsa coppa vi avevo detto che le avrei fatte, o meno che avrei pensato. Però non ho visto la cassa comunque. E non avrebbe senso. Ci ho pensato un po' e non avrebbe senso, perché vi ho già mostrato che le avevo prese off camera. Cioè le ho fatte off camera e poi vi ho detto che le avevo prese. Infatti ve l'ho mostrato che avevo tutte le platino, del primo e del secondo. Che il terzo ancora non l'ho fatto. E niente, sto provando alcune prove a tempo, ma viene lunghissima la questione, non so se riesco a caricarvele. Quindi nel dubbio non ve lo faccio, perché sennò
dopo mi pento della cosa che faccio e non va bene. Adesso sono primo con un bel distacco, l'imperatore velo è ultimo con un distacco, quindi cioè, dovrebbe essere uno dei più forti, invece è in fondo. Il CP1 non è che sia molto elevato in queste cose, però il velo dovrebbe essere dai primi, appunto, perché dovrebbe essere quello più veloce. Però allora, naturalmente CTR non. Cioè Crash Trilogy non vi faccio le prova tempo, però naturalmente cercherò di completare le prova tempo perché devo fare cose. Perché voglio tenere tutto pari, completo. E niente. No, ho preso la cassa. Ok. Niente quello. Poi CTR invece. Vi ho detto che avrei fatto due video a coppa e faremo così. E poi le prova tempo non ve le faccio. E la meta difficile cercherò di. Anzi, abbiamo vinto. Cercherò le prove. E invece la meta difficile cercherò di farmela off camera con tutte le modalità difficili. E anche l'avventura difficile. Quindi farò anche l'avventura difficile, perché c'è anche il trofeo dell'avventura difficile nelle achievements. E quindi cercherò di fare quella prova tempo. Quelle prova tempo e le sfide difficili delle modalità. Così avrò tutto completo e avrò fatto tutto completo. Però non ve lo mostrerò perché sennò diventa lunga. Magari potrei fare la live, però non so chi guarderebbe la live a questo punto. E non so quanto riuscirei a fare progressi in live, perché io ci metterei tanto a fare la vita difficile. Quindi non avrebbe neanche senso farlo in live. Va bene, però spero che avete capito che io vi ho spiegato tutto bene. Adesso approfitto di questo momento che abbiamo vinto per 36 punti, abbiamo fatto, quindi Tintag è secondo con 19, quindi stavolta ho vinto alla grande. E niente, quindi quelle non ve le faccio, vi faccio tutte le altre modalità, vi faccio tutte le cose completamente tutto al 100%, a parte la difficile e le prova tempo, quindi solo quello vi salto. Ma solamente perché potrebbe essere noioso e in più non... cioè magari non so che lo guarderebbe e poi ci vorrebbe un sacco di tempo, perché io mi dovrei allenare per fare queste cose di prova tempo. Naturalmente off camera magari giovedì, di solito giovedì che dedico a queste cose, a queste completamente 100%, mi faccio tutte le cose difficili, mi faccio le cose difficili, lì ci provo, almeno faccio qualcosa di diverso e faccio un po' di cose, sempre se non devo registrare i video, perché se devo registrare i video dedico il tempo ai video, dedico il tempo a voi più che al canale. Quindi, cioè, al canale a voi, però non arrivo a fare le cose perché do più tempo a voi, quindi do privilegi a voi, quindi ci vuole più tempo per fare le cose. Va bene, io spero che il velo è arrivato ultimo nel frattempo. Spero che il video vi sia piaciuto, avete capito tutto quello che vi ho spiegato, che io avevo tentato di fare certe cose ma ci ho ripensato. E altre cose invece vi ho confermato la cosa, quindi va bene. 43 monete, andiamo avanti, vediamo la coppa. Continuo, ok. Va bene, siamo arrivati primi. Come dobbiamo appunto arrivare. Allora, Tiny è arrivato secondo e Liz è arrivata terza. Potrei usare un altro personaggio, però questo è quello che mi piace di più. Va bene, andiamo avanti. Ok. Allora, riepilogando, fine episodio. CTR e Crash Trilogy non vi faccio il prova tempo del primo e secondo, perché vi ho già mostrato che l'avevo già presa, quindi non avrebbe senso rifarvi le platino, anche perché ci metterei un sacco di tempo, perché le platino sono la perfezione, quindi bisogna fare tutto perfetto. E CTR no, vi faccio solo la vita normale e non vi faccio né la faccia, che è troppo facile, né la difficile, perché è troppo difficile, quindi dovrei allenarmi. Quindi mi farò io l'avventura in difficile e poi proverò a fare tutte le difficoltà difficili in tutte le modalità. Ma ci proverò off camera senza farvelo vedere, perché sennò diventa brutto. Magari, ecco, magari potrei fare, quando se riesco a ottenere tutte, se faccio vedere qua, gare di coppa, tutte le stelline dorate, quella terza stellina, tutte le coppe, tutte le prova tempo, vi faccio vedere faccio un video riassuntivo e vi faccio vedere cosa che le ho prese tutte. Potrei fare così, ma ci vorrà un po' di tempo, perché adesso mi sto dedicando a Crash Trilogy e quindi in particolare il primo e il secondo, perché il terzo non lo faccio perché devo ancora registrare i video.
E poi magari farò tutte le difficili in GTR, così farò questo e poi magari se riesco a registrare un video vi faccio vedere che ho preso tutto, se vi interessa. Quindi avete tempo voi per tutta la serie per dirmi se vi interessa vedere le che ho preso tutte le difficili, anche se non vi faccio vedere che le prendo in video, perché sennò diventerebbe lungo e non penso che sarebbe interessante. Ma detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Prossimo episodio faremo Coppa Crash, che dovrei usare Crash in queste gare, però non voglio cambiare personaggio perché penso quello che sto utilizzando. Però potrei usare Crash. Sì, ci penserò su, magari anche secondo i vostri consigli, quindi se volete darmi consigli su quale personaggio utilizzare, me lo dite. Se no devo decidere io e decido per i miei fatti miei, appunto. Va bene, allora spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un like, un commento, condividere, iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. A presto! E spero che abbiate capito tutto. Alla prossima!